Good afternoon, distinguished guests. Buon pomeriggio a tutti gli ospiti, signore e signori. Oggi sono lieta di far parte del lavoro della Fondazione di San Patrignano e di Confindustria per creare delle economie sostenibili. Vorrei cogliere questa opportunità per esprimere il mio ringraziamento agli anfitrioni che mi hanno invitato qui in questo importante forum e spero che sia un periodo di coinvolgimento anche personale durante il mio soggiorno nel vostro paese. L'empowerment femminile è definito come la capacità da parte delle donne di fruire del proprio diritto di controllare e beneficiare delle risorse. Una società sostenibile è una società in cui il livello di consumo riflette un equilibrio ambientale delle risorse che assicura ai cittadini eguaglianza, libertà e un sano standard di vita. Credo che sia ciò che noi tutti vogliamo per le nostre nazioni. L'empowerment femminile è uno sforzo di collaborazione tra i governi, il settore privato, la società civile, il mondo universitario, il mondo filantropico e i leader religiosi. Si dice: se si istruisce una donna, si istruisce una comunità. E questo a causa dell'inclinazione naturale delle donne che sono nate con la capacità di far fronte a sacrifici a volte inimmaginabili per le persone a cui teniamo. In Kenya abbiamo avviato questo viaggio verso una società sostenibile. Abbiamo incontrato delle difficoltà di diversa natura per cercare di colmare questo divario. Per assicurare l'empowerment femminile abbiamo creato delle opportunità per le donne, per i giovani e per le persone che vivono con disabilità. Questa disposizione nota come APO, accesso alle opportunità di approvvigionamento governativo, apre molte opportunità alle donne. Abbiamo inoltre creato anche un fondo per l'imprenditoria femminile che è fonte di credito per le imprenditrici donne. Tramite questo fondo le donne imprenditrici possono reperire capitale per partecipare alle possibilità di approvvigionamento aperte dal governo. Queste possono sembrare micro e piccole imprese costituite dalle donne, ma vengono aiutate a raggiungere una sostenibilità. Nel mio ufficio ci occupiamo di fare tutto il possibile per aumentare il tenore di vita delle donne in tutte le modalità a noi accessibili per rispondere agli obiettivi di sviluppo del millennio 1, 5 e 8 tramite diversi interventi volti appunto a tal fine. Il primo intervento è table banking, una strategia di finanziamento di gruppo dove i membri possono concedere e ricevere prestiti e utilizzarli per creare un reddito per sostenere se stesse e le proprie famiglie. Noi attuiamo questo table banking tramite l'organizzazione Joyful Women, un'organizzazione che ho fondato 9 anni fa, ispirata da storie delle donne senza scarpe. Nel 1987, come ha detto Luca, ho avuto l'opportunità, quando mio marito ha deciso di candidarsi al Parlamento per la nostra regione, e mentre io cercavo di aiutare mio marito nella sua campagna, ho cercato di parlare alle donne e ai giovani, e ricordo un incontro in cui parlavo a circa 50 donne, erano circa le 10 di mattina e le donne erano venute dai villaggi vicini per ascoltare quello che potevo dire loro durante la campagna per mio marito. E di fronte a me ho visto una donna che aveva circa 70 anni di età, era anziana, ma aveva un bellissimo sorriso impresso sul volto. Poi però l'ho riguardata meglio e ho visto che non aveva scarpe e si poteva vedere chiaramente che non aveva fatto colazione quella mattina, e le ho detto nell'87, circa 21 anni fa: se mio marito viene eletto tornerò e farò qualcosa per le donne, qualcosa di sostenibile, perché
all'epoca in politica venivano fatte elargizioni, ma io volevo raggiungere la sostenibilità. Ci sono voluti 12 anni per raggiungere a questo concetto di table banking, che era ormai un concetto governativo, e sono ritornata lì per fare attività bancaria con le donne. Abbiamo iniziato nel 2009, abbiamo 9 anni, e da quel piccolo villaggio un'organizzazione che è nata sotto un albero, che chiamiamo organizzazione Joyful Women, o delle donne gioiose, si è occupato di quella donna che non aveva le scarpe, che non aveva fatto colazione e che pure era così gioiosa. Abbiamo lanciato il concetto di table banking e adesso copriamo 43 delle 47 repubbliche che costituiscono il nostro paese del Kenya. Joyful Organization ora gestisce circa 13 milioni di euro di fatturato. Si tratta di denaro a rotazione a disposizione dei membri. Abbiamo più di 100.000 affiliati in tutto il paese, soprattutto donne che si occupano di micro, piccole e medie imprese. Il secondo intervento è tramite l'insegnamento. Quindi che cosa è successo dopo aver lanciato con successo questo esperimento di table banking? I primi manager del paese mi hanno avvicinata e mi hanno chiesto se potevo portare il table banking anche nelle carceri, perché ci sono molte donne detenute. E ho detto, ma table banking non funziona nelle carceri, perché le donne si riuniscono in gruppo, mettono insieme il proprio denaro e lo prendono in prestito per creare aziende. Gli ho detto di darmi tempo in modo da poter pensare esattamente a cosa poter fare nelle carceri, e recentemente abbiamo avviato un ottimo programma con le prigioni che si chiama Cross Teach. So che è un programma molto frequente in Europa, in Italia. Quindi essenzialmente si tratta di insegnare alle donne e ai bambini che si trovano in carcere, quindi vengono, si insegnano tra di loro, e questa è una impresa sociale che ci consente di rafforzare il ruolo delle donne, in particolar modo di quelle che si trovano in carcere, che si stanno recuperando da abuso di sostanze e che quindi vengono aiutate ad aumentare le proprie capacità. Nei 15 mesi di operatività di questo progetto, circa 100.000 euro sono stati pagati a questo gruppo speciale di donne, consentendo loro di migliorare la propria vita e quella dei propri familiari. Il terzo intervento è tramite Drops of Gold, un'iniziativa che trae la propria rilevanza dall'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 6. Il nostro obiettivo è quello di ottenere un accesso universale all'acqua potabile, aumentando la partecipazione delle donne alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Stiamo promuovendo la raccolta dell'acqua piovana per tutelare le nostre risorse idriche e l'ambiente. Signore e signori, siamo grati di quanto abbiamo potuto raggiungere fino ad ora come paese, ma indubbiamente resta ancora molto da fare in Kenya, in Africa e anche in tutto il mondo, per raggiungere il nostro sogno di una società sostenibile che garantisca a tutti un pari accesso alla salute, all'istruzione e che anche dia una voce di rappresentanza politica. Noi come paese siamo impegnati a questa causa e invitiamo altre nazioni ed altre organizzazioni ad unirsi a noi in questo viaggio. Desidero invitarvi a guardare un breve video del lavoro che noi compiamo. Grazie per la vostra attenzione. Mama Recho Ruta. Mama Recho. 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 Nasifu mama. Mama, na kubwa kwangu mami, ndio nakuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mama, na kubwa kwangu mami, ndio nakuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Nipe tu dakika, keti chini nikwambie, nachukua hii fursa, mama wacha nikwimbie. Nipe tu dakika, keti chini nikwambie, nachukua hii fursa na dunia isikie. Miezi tisa ndani yako, ukanibeba uchovu, na miaka tisa kando yako, kini
that mothers and women are the backbone of every society. I went around looking for an opportunity to be able to bring to these great women. So I went to the Poverty Eradication Commission, I met the commissioners, and they told me about table banking. Mimi nilizaliwa kijiji kiitwacho Madhare 1985. Mpaka wakati nilipofika miaka 9, mamangu akaaga, tukabaki na baba. Nikawa ninafanya kulala na wanaume ndio nipate pesa. Kwa muda mrefu sana ikanifanya kuzaa watoto, watoto ambao baba zao hawako tayari kuwasaidia. This thing about JF Women Organization, it has helped me a lot because my aunt is able to pay for me the school fees. Capacity building is very key, and that is one thing that we want to run with, to build the capacity of our women, to build the capacity on table banking, to build their capacity on public procurement, to build their capacity on agribusiness and enterprises, just to teach them how to do business. Even if you know kama mimi kabisa mimi naona anakuwa mama iko kwake. Kwa maana nasomesha mtoto yangu, najenga nyumba, nanua ng'ombe, nanua mbuzi, hata kuku huko kwa nyumbani. Sisi tumerefuka, tunajua pesa ni nini. Tunatumia watoto wetu wameanza kwenda shule, hakuna yule anayekaa nyumbani. Hii wamza hapa nilo tunaani kuona watu wanaweza na sio wote. Na ile ya utoa usanga tipo lasta. Kuanzia 2014 wakati niliingia Joy War, nikajua kumbe bado unaweza kopa pesa na ufanye chenye unataka, nikajoin form 1 2014. Sasa niko form 3. Next year ninatarajia kufanya KCSE yangu vizuri, nipite mtihani na niende TTC na niattain dream yangu yenye nilikuwa nataka ya kuwa mwalimu. Maisha, maisha kina mama. We wanted this joy to be contagious, so that we can pass it to everybody that is across and everybody that we meet. Joy War, empowering. Allora davvero grazie a Rai Ruto, perché insomma fa impressione, perché poi con uno sforzo che qui in Italia, in Europa, fare queste cose, andare nelle carceri a insegnare alle persone un mestiere è già faticoso, immaginate che cosa significhi farlo in Kenya. E poi però il risultato è che le famiglie riescono magari ad avviare una piccola attività imprenditoriale, riescono a mandare i figli a scuola, riescono a costruirsi una casa. Quindi la differenza si può fare. Ancora grazie all'esperienza di Rai Ruto, che speriamo insomma possa procedere. Io inviterei qui sul palco le partecipanti a questa tavola rotonda dedicata all'empowerment e alla parità di genere: Maria Cristina Bertellini, amministratore delegato di Euromax Service, Patrizia Grieco, presidente di Enel, Sigrid Snevar, ambasciatrice dell'Islanda, e Mina Tyker, vicepresidente dell'International Women's Forum, che invito qui sul podio. Prego, sul palco. Ciascuna di voi ha un microfono. Benvenute. Allora, io partirei da Mina Teicher, che ha un'esperienza interessante. Laureata in matematica ed è stata posta dal governo, e anche vicepresidente del Forum Internazionale delle Donne, e ne parleremo tra un attimo, ma è stata nominata dal governo israeliano a capo del Dipartimento Scientifico. Quindi sotto di lei sostanzialmente c'erano alcune centinaia di persone, tendenzialmente maschi, io immagino, e quindi io vorrei partire da qui, cioè dall'esperienza di una donna che in Israele riesce comunque a conquistare anche Israele. Non è, come dire, forse non è il peggior paese al mondo dal punto di vista della disparità di genere, ma anche in Israele si fa fatica ad emergere se si è donne. Quindi io vorrei che lei partisse da qui, dal suo racconto, della sua esperienza diretta nel paese. Prego. Grazie dell'invito. E prima di cominciare, devo dire
che io ho, sono arrivata stamattina e ho ancora il cuore che batte forte. È stato un impatto davvero incredibile arrivare qui. Voglio rispondere alla domanda che immagino mi abbia fatta perché non avevo la cuffia della traduzione. È una domanda sulla sua attività, che lei lavora con tanti uomini che sono le sue dipendenze. Sì, come Chief Scientist mi sono occupata di ricerca e sviluppo perché alcune delle mie responsabilità riguardano proprio la ricerca e lo sviluppo a livello delle risorse idriche, l'ambiente, l'aria pulita, le infrastrutture, eccetera. E quindi non ci si può fidare agli accademici perché all'università hanno la libertà accademica e possono fare quello che vogliono. Non ci si può affidare alle aziende perché le aziende devono guadagnare, quindi si occupano solo di quanto abbia un valore commerciale. Pertanto abbiamo un enorme divario di interesse. L'economia sostenibile da una parte però e l'empowerment delle donne dall'altra sono due argomenti che ricadono proprio in questo ambito. Ho studiato molto questo aspetto nel corso della mia vita. Non si parla di sostenibilità economica e empowerment delle donne. Non sono due argomenti separati, è come se fosse un'autostrada a due corsie. Per cui mi sono concentrata sull'ambiente lavorativo per vedere se si trattava effettivamente di un'autostrada a due corsie o di una strada a una corsia sola, anche valutando le differenze fra paesi industrializzati e paesi ancora emergenti, per vedere se le donne sono sempre alla base della piramide. Ci sono sette settori, i primi quattro che permettono un traffico a doppia corsia, cioè l'istruzione, per esempio se si ha accesso ad un'economia sostenibile in ambito educativo. Questo significa che c'è un'accessibilità per tutti e dal punto di vista dell'empowerment delle donne questo significa libertà personale, indipendenza economica. La scienza per la sostenibilità cosa significa? Significa che il paese attinge a tutte le capacità degli abitanti del paese, senza tralasciare le donne, le competenze di tutti. Ho parlato con molte studentesse proprio di questo. Dicevo, siete interessate alle materie scientifiche? Se sì, dedicatevi a queste. Ma se non vi piacciono, dedicatevi ad altro, perché molte volte le ragazze abbandonano per motivi diversi. Per esempio, ne abbiamo parlato molto apertamente, a 15 anni più o meno le ragazze abbandonano. Intorno ai 15 anni le ragazze vogliono essere popolari con i ragazzi, vogliono essere, diciamo, guardate con un certo interesse, per cui non vogliono fare matematica perché vengono considerate troppo secchione. Ecco, questo è vero, ai ragazzi non piacciono le ragazze che fanno matematica, sono delle secchione, ma aspettate un paio d'anni, perché se riuscite ad andare avanti per altri due anni e quindi passare all'università seguendo poi tutte le lezioni piene di maschi, di ragazzi, quindi informatica, medicina, cioè, vi potete scegliere il marito migliore possibile, quindi meglio tener duro fino all'università, ingegneri, medici, eccetera, tanti maschi e poche femmine, e spero che qualche ragazza mi sia stata a sentire. Quindi le materie scientifiche, altra autostrada a doppia corsia, la microeconomia. Se c'è meno disoccupazione in un paese c'è più occupazione per le donne e noi sappiamo che quando c'è disoccupazione o durante una crisi le donne sono le prime ad essere licenziate, quindi la disoccupazione e l'occupazione femminile rappresentano un'autostrada a due corsie. E passiamo poi alla sostenibilità economica. Per quel che riguarda un paese è necessario avere una stabilità politica in un paese, delle buone politiche di welfare, perché le donne abbiano un vero empowerment. Questo è fondamentale. Se le donne sanno lavorare bene, in genere lavorano meglio degli uomini, sono più pacifiche, più collaborative, più brave nel risolvere i conflitti.
I due elementi che invece ricadono più nella strada un'unica corsia, almeno concettualmente, riguarda il sistema sanitario. Se c'è un sistema sanitario valido, alle donne arriva molto di più. Molta della ricerca medica riguarda gli uomini. Sì, anche negli esperimenti si considerano i pazienti maschi primariamente, quindi la salute della donna viene un po' tralasciata. Parlando della sua esperienza in Israele, è stato difficile per lei emergere come donna? È stato difficile emergere come donna in Israele? Ce l'ho fatta e quindi io sono un esempio positivo, ma non significa che questo valga per tutte. Forse in Israele è più facile che in altri paesi, perché siamo obbligate ad andare nell'esercito, siamo obbligate a fare il servizio militare, quindi fin dall'inizio diamo uno stesso contributo rispetto agli uomini. E anche agli inizi, dopo la costituzione del paese, c'erano i kibbutz e all'interno dei kibbutz le donne lavoravano tanto quanto gli uomini, poi l'influenza della società occidentale. Gli uomini non vogliono perdere una posizione di potere, quindi c'è stato un lieve calo, ma comunque io penso che in Israele sia, la situazione sia migliore anche rispetto agli Stati Uniti. La ritrosia delle giovani, delle ragazze ad avvicinarsi alle facoltà scientifiche, che effettivamente avviene anche in Italia, tant'è che noi abbiamo alcuni casi anche a Milano di facoltà di informatica, ne parlavo l'altro giorno con il rettore della Bicocca, mi pare che su un corso di informatica su 100 erotti iscritti siano soltanto 10 le ragazze, tant'è che a Solombarda l'associazione territoriale ha attivato dei bandi proprio per incentivare le ragazze a provare ad entrare in queste facoltà, perché è chiaro che se il mondo del lavoro propone questi come i lavori del futuro, se vogliamo l'empowerment dobbiamo andare in quella direzione lì. Io però adesso vorrei coinvolgere Mina Tiker sul suo ruolo di Vice President di International Women's Forum. What's your goal with this forum? Quali sono i tuoi obiettivi all'interno del forum? Si tratta di un'organizzazione di networking, di messa in rete. Gli uomini si incontrano in tanti posti, nell'esercito, sui campi da golf, luoghi che invece non vengono frequentati dalle donne. Le donne lavorano, poi hanno i figli, non hanno tempo libero. Ma adesso questa è un'organizzazione internazionale, anche se è stata creata negli Stati Uniti, proprio per creare una rete. E questo prima della diffusione della parola networking, messa in rete. Il networking adesso è molto diffuso, se ne parla tanto, ci rendiamo conto di dover intensificare i nostri sforzi anche a livello di empowerment e di leadership. Organizziamo dei corsi di mentoring in tutto il mondo, ci sono tanti paesi che vengono rappresentati proprio per aiutare le donne a fare dei passi avanti. Nella maggioranza dei casi le donne arrivano solo a vicepresidente, mai a presidente di un'organizzazione. Noi invece come donne vogliamo andare al di là di questo sbarramento, arrivare fino alla cima. Certo, è importante anche la base della piramide, ma nell'International Women's Forum vorremmo arrivare fino in alto. Abbiamo 6.000 associati, 6.000 membri, molte donne di successo, ciascuna nel proprio settore di competenza. Quindi è un forum molto rappresentativo anche in Italia e la nostra ospite fa parte del forum. E questo è il tipo di persone che popola la nostra organizzazione. Ora cominciamo anche a lavorare in Africa o sull'Africa. Uno dei miei primi obiettivi della mia vicepresidenza è di avere più attività in Africa. Ma speriamo anche di essere Grazie. Presenti Thanks, in tutto il mondo. E passiamo all'Italia, Patrizia Grieco, presidente di Enel. Insomma, carriera che dimostra che ovviamente, anche se non siamo alla parità di genere, però anche in posizioni apicali, in aziende primarie, stiamo parlando del primo gruppo energetico italiano nell'energia elettrica, anzi uno dei leader mondiali dell'energia elettrica, si possono assumere ruoli di questo tipo anche partendo, anche essendo donne, insomma. Ecco, io però vorrei capire da lei, per la sua esperienza, intanto che cosa significa l'empowerment femminile, cioè perché non è soltanto un problema di dare pari opportunità a tutti, quindi si parte dal basso e si dice è giusto che tutti abbiano le stesse possibilità. Perché migliora, a suo avviso, la società? Perché diventa più stabile
una democrazia, se c'è una parità di genere reale anche all'interno delle aziende? Beh, io penso che ci sia un tema, come dire, un tema etico, un tema economico naturalmente e un tema politico. Lasciatemi fare un esempio. Io leggo il giornale tutte le mattine, stamattina leggo che... No, e peraltro ogni volta che leggo il giornale negli ultimi tempi penso che purtroppo non lasceremo ai nostri figli, la mia generazione non lascerà ai nostri figli un mondo migliore di quello che ha ricevuto, cioè rischiamo molto di lasciare un mondo peggiore di quello che abbiamo ricevuto, il che insomma è un bel fallimento per una generazione. Detto questo, stamattina leggo anche che un signore ha definito nice i missili che stanno forse, che pensa di... sparare da qualche parte. Credo che abbiamo capito tutti a che cosa mi riferisco. Ecco, io voglio pensare che molti altri uomini non l'avrebbero detto, ma voglio anche pensare che nessuna donna avrebbe definito nice dei missili, perché non sono nice. Allora, cioè, si possono definire in tanti modi, ma definirli nice, francamente, è qualcosa che io credo sia al di là della nostra mentalità. Allora, perché è importante il ruolo delle donne? È importante proprio, e perché è importante l'empowerment? È importante perché io credo che in un momento di instabilità politica ed economica, come quella che stiamo vivendo, in cui vediamo molti mutamenti, di cui magari accennerò rapidamente, è chiaro che la donna ha un ruolo, secondo me, stabilizzatore, ha un ruolo stabilizzatore rispetto a questi fenomeni. Intanto perché ci sono, come dire, molti studi che dimostrano come un aumento dell'occupazione femminile dia più benessere alle famiglie e quindi può riprendere una crescita demografica. Credo che prima ne accennasse anche lei, cioè il benessere, il lavoro delle donne in realtà non fa diminuire il numero dei figli, fa aumentare il numero dei figli. Poi certamente perché aumenterebbero i PIL dei paesi e quindi... Peraltro le nostre democrazie stanno evidentemente soffrendo di uno shift di ricchezza dal ceto medio nostro a un ceto medio che non esisteva e che si è creato nei paesi che noi una volta definivamo in via di sviluppo, quindi certamente questo contribuirebbe ad una maggiore stabilità economica, e maggiore stabilità economica vuol anche dire maggiore stabilità politica, evidentemente, di questi tempi mi sembra evidente. C'è un solo punto su cui abbiamo davvero parità di diritti, che è sui migranti. 50% dei migranti sono donne. In Italia il 50% dei migranti sono donne, ma d'altro lato, come dire, questo riflette più o meno lo split della popolazione, dello human being tra i due generi, no? 50% dei migranti sono donne. Allora io penso che, per parlare di empowerment in modo forse più concreto e senza riferirsi sempre a un empowerment, lasciatemi dire, di tipo aziendale, peraltro è uscita una direttiva europea molto interessante che prevede nella non financial disclosure che devono fare le aziende quotate inizialmente specifici riferimenti alle azioni sulla diversità, quindi non solo la diversità di genere ma la diversità più in generale. Ecco, io dico che l'integrazione secondo me passa attraverso il ruolo delle donne, quindi riferendosi proprio a un tema di fortissima instabilità come quello della migrazione, io dico che i paesi che accolgono i migranti dovrebbero favorire principalmente l'integrazione delle donne, quindi il fatto che le donne acquisiscano elementi di lingua, di cultura del paese che li ospita, perché poi sono loro che hanno la cura dei loro figli, sono loro che portano i figli a scuola, quindi sono loro che in realtà possano essere davvero gli oppositori a fenomeni di radicalizzazione. Ora, so bene che questo non è avvenuto ovunque, perché so bene che talvolta sono le seconde o le terze generazioni che hanno provocato questi fenomeni di radicalizzazione, ma anche perché non integrati. Quindi, se oggi mi viene da definire un ruolo di empowerment, io direi che noi dobbiamo davvero dare empowerment, perché l'integrazione delle culture differenti passa attraverso il ruolo delle donne, secondo me fondamentalmente attraverso il ruolo delle donne, e senza questa integrazione davvero noi rischiamo di erigere dei muri che non servono
e rischiamo di non avere invece un benefico, il benefico effetto che possiamo avere attraverso l'integrazione della diversità e di culture diverse. Ecco, dalla sua esperienza di aziendale, quindi in Enel, decine di migliaia di dipendenti, che cos'è che frena all'interno delle aziende la parità di genere? Perché ci sono diversi aspetti, prima veniva citata anche la difficoltà delle donne nella scelta delle facoltà, quindi una sorta di autoesclusione in qualche modo a priori da alcuni ambiti di sviluppo. Ovviamente la filiazione allontana per un certo periodo dal posto di lavoro, questo è un fatto fisico e temporalmente immodificabile, almeno incomprimibile oltre una certa soglia, e poi ci sono invece una serie di pregiudizi, una serie di abitudini. Cioè, che cos'è che pesa in questo momento nelle aziende? Ma nelle aziende in realtà non pesa niente. Io penso che le grandi aziende abbiano tutte dei programmi, parlo delle grandi aziende perché poi il mondo può essere differente a seconda delle dimensioni dell'azienda, no? Però parlando di grandi aziende, io penso che tutte le grandi aziende oggi abbiano programmi di, mi lasci dire, tutela della diversity e come dire, il miglior utilizzo possibile della diversità, compresa della diversità di genere. Io credo che ci siano e ci sono ancora oggi dei fatti culturali. Innanzitutto, se le donne continuano a scegliere percorsi di formazione che non coincidono col fabbisogno del mercato, questo è un bel problema, per cui è chiaro che dobbiamo innanzitutto non chiedere agli altri, ma davvero chiedere a noi stesse che cosa dobbiamo fare, no? E che cosa possiamo fare per avere poi un percorso lavorativo virtuoso. C'è certamente un tema culturale legato al dovere di cura, perché sarà anche vero la storia dei bambini piccoli, però se mediamente nel mondo le donne dedicano da 1 a 3 ore al giorno in più degli uomini, o per i bambini o per le persone anziane o in genere per i temi di cura, è anche evidente che questo le schiaccia verso posizioni che sono posizioni di livello più basso e quindi anche meno retribuite. Per cui anche il gap salariale, che io trovo il massimo insulto, se devo dire la verità, al lavoro della donna e al ruolo della donna, perché a parità di mansioni non si può sentire che ci sia un gap salariale, però in realtà poi è in parte motivato anche dal fatto che le donne sono spinte loro stesse a occupare delle posizioni più basse perché sanno che poi hanno dei doveri di cura che, ripeto, le impegnano da 1 a 3 ore al giorno, questa è una media mondiale, da 1 a 3 ore al giorno in più rispetto agli uomini. Allora, quindi, io penso che le aziende, le industrie, che devono giocare un ruolo importante su questi temi, perché non si può pensare che facciano tutti i governi, quando si parla di CSR si parla di cose serie, quindi le aziende, stamattina sentivo parlare di welfare aziendale, che è un altro tema molto importante. Io credo che le aziende debbano fare la loro parte. Penso che questa direttiva sulla non financial disclosure, che le spinge a dover fare disclosure proprio sui temi delle politiche della diversità, sia molto importante. È un percorso che noi dobbiamo evidentemente seguire con grande determinazione, però è anche evidente che le donne devono contribuire. Un po' di empowerment, mi lasci dire, se lo devono prendere da sole, e devono fare le cose che è necessario fare, devono orientarsi verso percorsi dove c'è bisogno, dove il mondo del lavoro chiama. Ci sono alcuni mondi, stavo pensando prima alla tavola rotonda sulla finanza sostenibile, nel mondo delle banche ad esempio, ma quello è ancora più maschile, mentre nelle aziende troviamo imprenditrici, oppure anche grandi aziende pubbliche, insomma, troviamo ruoli apicali gestiti da donne, per esempio nel mondo della finanza è ancora molto più raro. Se lei deve promuovere un manager, ecco, come non si cade nel rischio opposto? Cioè il fatto di dire ti promuovo perché sei donna. Oh, ma guardi, non si corre tanto questo rischio oggi, cioè non è che si nominano donne perché no, così, stavo pensando, così faccio bella figura. Stavo pensando alle quote rosa che intanto sono stati un grimaldello, io ma penso, a regime forse non funzionano le quote rosa. No, onestamente, adesso poi un accenno alle quote rosa glielo faccio. Io penso che il merito debba guidare le scelte. Il merito, che vuol dire anche l'impegno che una donna riesce a mettere sul lavoro. Talvolta, ripeto, gli obblighi di cura che le donne hanno le spingono anche ad avere un minor commitment sul lavoro, e questo innesta poi un percorso che ovviamente non è virtuoso, perché poi alla fine
vorrei dire una cosa, fanno fatica a fare anche gli uomini a fare carriera, non è che fanno fatica solo le donne, cioè andare avanti e fare progressi nel mondo del lavoro è impegnativo per tutti, non è impegnativo solo per le donne. Le donne hanno questo handicap di tipo culturale, di tipo sociale, che certamente non le aiuta. Grazie. No, quote rosa. Fase transitoria. Quote rosa io l'ho trovata, devo dire che a parte i riferimenti ai panda e a tutte queste cose, noi abbiamo avuto come effetto della legge Golfo Mosca, che è quella delle quote rosa, perché è l'unica che c'è, sui consigli d'amministrazione, di cui io anche sono un frutto, devo dire, ma spero di essermelo meritato però. Oggi abbiamo il 33% di presenza femminile nei consigli d'amministrazione, abbiamo, io credo, ma lo dicono tutte le statistiche, migliorato le competenze, ridotto l'età media, aumentato l'internazionalizzazione e abbiamo un pochino più di competizione con questo mondo maschile e quindi io penso che abbia fatto bene. Va bene. Grazie Patrizia Greco. Maria Cristina Bertellini, amministratore delegato di Euromec e in passato anche vicepresidente della piccola industria di Confindustria Euromec, tra l'altro lavora in questi progetti sostenibili, recupero, potabilizzazione delle acque, quindi abbiamo anche un settore che è in qualche modo contiguo e coerente con quello di cui stiamo parlando, ma vorrei avere la sua esperienza all'interno, diciamo, del mondo associativo, quindi capire, abbiamo sentito la grande azienda, abbiamo sentito l'esperienza estera. Certo, le quote rosa hanno sicuramente dato un boost, un'accelerata alla presenza delle donne in ruoli apicali delle aziende, però insomma si fa ancora fatica a vedere emergere, una, per esempio anche la classe imprenditoriale, se io vado nelle associazioni sia territoriali che nelle associazioni di categoria, quando c'è il passaggio generazionale è rarissimo vedere che c'è una donna, in passato quasi mai, ma anche nel passaggio generazionale è rarissimo vedere una donna a guidare un'azienda. Quindi che cosa sta facendo il sistema, che cosa si può fare di più dal punto di vista magari anche della spinta verso una formazione più idonea per arrivare a quelle posizioni? Grazie, innanzitutto vi ringrazio infinitamente Presidente Moratti, è un onore essere qui oggi e lei è un grandioso esempio di quanto le donne possono contribuire allo sviluppo di un paese sia nella politica che nell'imprenditoria, che in questo luogo stupendo, e penso che sia un grazie dalla parte dell'accoglienza e del calore che abbiamo ricevuto oggi. Io sono 20 anni che mi occupo di pari opportunità, prima nel territorio di Mantova, sempre legata a Confindustria a livello territoriale e poi i vari passaggi a Roma. Devo dire che Confindustria, in maniera abbastanza silente per molti anni, ha cominciato ad analizzare questi temi e a occuparsi di imprenditoria femminile, delle problematiche della donna nel mondo del lavoro e quindi anche dei servizi, come citava la Presidente dell'Enel, legati alla possibilità che la donna riesca a inserirsi in una vita lavorativa che naturalmente però ha bisogno di aiuto e assistenza per la donna, perché ovviamente tra i due in famiglia è quella che è più legata e portata a stare accanto ai bambini, ma in particolar modo nel futuro vedremo sempre di più agli anziani. Quindi in questi anni abbiamo lavorato su questi temi, poi ho avuto la fortuna con Confindustria di partecipare sia alla commissione della Fondazione Bellisario, quindi alla giuria del premio, che quindi va a analizzare, vi riempirebbe il cuore vedere quante grandi imprenditrici, donne, manager ci sono in Italia che hanno anche ruoli apicali. Quello che non basta in Italia sono le fasce intermedie all'interno delle aziende, quelle che hanno una vita sostanzialmente non manageriale e attraverso la quale spesso possono avere anche degli aiuti. Quindi il problema delle giovani donne in Italia è spesso: non ho i servizi di cura, ho tutta una problematica legata al sistema paese sulla conciliazione lavoro-famiglia e i tempi della città. In Italia ci sono delle leggi ben fatte che esistono già dal 2000, basterebbe applicare quelle e lo Stato potrebbe aiutare da una parte le donne, dall'altra parte è vero, come diceva la Presidente, che è necessario attraverso i contratti di secondo livello attuare politiche di welfare. Il problema è che molte volte, e sono tantissimi anni, che nelle PMI in realtà le politiche di welfare ci sono sempre state, non codificate dal contratto di secondo livello, ma in una piccola impresa italiana con un certo numero di dipendenti, il rapporto datore di lavoro, quindi imprenditore e dipendenti, donne e quant'altro, ma io l'ho vissuto su me stessa, sulla nostra azienda, cerchi di aiutarli. Perché? Perché se la donna è valida, perché se la donna può crescere professionalmente ci tieni a fare di tutto per aiutarla.
Certo, come si diceva, non può fare tutto la famiglia, quindi l'azienda e l'imprenditore. Quindi credo che sia importante amplificare tutto quello che anche Confindustria ha fatto, voglio dire, in questi anni, aderendo ai protocolli, per esempio del Ministero, per quanto riguarda l'incentivazione all'accesso al credito, all'imprenditoria femminile, piuttosto che lavorare, per esempio, sul, parlavamo di imprenditoria immigrata. La grande fortuna mia in questi anni è di aver partecipato al premio Monogram. Il premio Monogram è un premio veramente bellissimo che c'è in Italia. Ho conosciuto moltissime donne immigrate, che anche l'anno scorso hanno vinto questo premio, donne che sono arrivate in Italia nella difficoltà di un paese complesso come il nostro, che ha una crisi, che dal 2008, tutto quello che abbiamo detto oggi, hanno creato delle imprese in Italia, addirittura assumono persone italiane. Quindi credo che sia comunque da favorire tutto quello che è il discorso dell'imprenditoria e della crescita femminile a 360 gradi, indipendentemente dalla nazionalità. Quindi credo che prima di tutto mi piacerebbe immaginare per il prossimo anno di arrivare anche con nuove idee su come sviluppare, come incentivare le nuove generazioni per quanto riguarda l'imprenditoria al femminile e che nascano sempre più imprese al femminile, che non significa, come spesso purtroppo noi donne veniamo tacciate, sei femminista. No, non è questo. Io sono per un mondo misto. Secondo me lavorare insieme uomo-donna crea, quello è veramente valore aggiunto a un territorio e crea veramente uno sviluppo di un paese. Io la penso così. Ecco, la conciliazione, non volevo interrompere l'emozione dell'applauso, però giustamente, no, sono concetti del tutto condivisibili. Una delle grandi speranze del futuro, e poi ne parliamo più avanti perché la tavola rotonda successiva è dedicata integralmente a questo, cioè alla tecnologia, è negli sviluppi tecnologici, perché uno dei temi, uno dei problemi e degli ostacoli, forse non dal lato imprenditoriale, ma sicuramente dal lato della carriera normale dentro un'azienda, è quello della conciliazione dei tempi tra la famiglia e il lavoro. I carichi sono, giusto o sbagliato che sia, comunque ci sono dei carichi maggiori sulla donna rispetto a quelli che ci sono per l'uomo. Forse, ecco, qual è la speranza? C'è la possibilità che ci sia, come dire, un momento di taglio, di discontinuità su questo, cioè lo smart working, il fatto di poter avere dei device per cui tu puoi lavorare da casa o comunque riesci a essere in contatto con l'azienda. Ecco, la tecnologia può dare alla donna un'arma in più per poter essere, diciamo, integrata maggiormente nel sistema? Io credo che la tecnologia sia molto importante, poi dipende dal settore merceologico dell'azienda, perché non tutto può essere svolto al smart. Di fuori lo smart, assolutamente. Però questo sono, ormai purtroppo occupandomene da tanti anni, con tanti governi abbiamo ragionato su questi aspetti, bisogna che facciamo un passo avanti. Io voglio essere speranzosa, perché chi mi conosce bene sa che alla fine riesco sempre a essere positiva. Però c'è bisogno di rimettersi seduti a parlare di questi temi e trovare delle soluzioni. La tecnologia può aiutare moltissimo. Ci sono aziende a Mantova. Mantova è una delle città che per prima è partita sulla conciliazione lavoro-famiglia, sulla creazione, anche in aziende non gigantesche, di asili, sulle reti di imprese per la conciliazione, per arrivare a creare gli asili e il colloquio tra il comune, l'azienda, quindi tutta la realtà territoriale, questo il networking all'interno del territorio, secondo me è importantissimo. Dobbiamo ancora fare tanta cultura, manca ancora tanto di questo, ci dobbiamo lavorare. Io credo che Confindustria abbia fatto col presidente Boccia dei passi da gigante in questi anni, però vorrei ricordare che il presidente Boccia, già 10 anni fa, insieme, quando era presidente della piccola, lavoravamo su queste cose e cominciavamo a lavorare su queste cose. Quindi credo che sia importante portare avanti questi discorsi e fare in modo veramente che sia un piacere per gli uomini lavorare con le donne e viceversa, e non più questo antagonismo spesso, no, che si ha, voglio dire, nell'immaginario collettivo, che mi sembra un po' ormai un po' vecchio. Grazie Maria Cristina Bertolini. Noi intanto salutiamo Mina Teicher, che ha un aereo in partenza e quindi ci saluta. Abbiamo quasi terminato il nostro tempo, grazie per la sua, almeno mi hanno detto che deve scappare, ma se vuole restare io la, no, you have to leave because you have to take a plane. No, I want to say one sentence. Okay. Affirmative action.
Io sono molto a favore dell'azione affermativa, dell'affirmative action, ma molti dicono che questo concetto va contro quello dell'eccellenza. Quando mi dicono questo, io dico non va contro l'eccellenza, perché ci sono così tante brave donne che potrebbero svolgere perfettamente un certo lavoro che non viene loro offerta. Quindi se pensiamo all'affirmative action, pensiamo sempre al meglio. Ieri sera a cena ascoltavamo quello che veniva detto e lo speaker diceva: quando arriva a un panel e sa che c'è anche una partecipante donna, si prepara meglio perché sa che la donna è ben preparata ad affrontare il dibattito. Certo, vi rendete sempre conto se c'è qualcosa che non va. Grazie. Aspetto ancora un po' perché voglio ascoltare la collega. No, mi possono aspettare, può aspettare la navetta. Noi quando pensiamo alla civilissima Sigridur Snevar, che comandano le donne, almeno io avevo questo. Invece lei è la prima ambasciatrice donna dell'Islanda, quindi anche voi you change a lot, ok? Lei parla italiano? Ah, perfetto. Ambasciatore non porta pena, perfetto. Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato in questi anni nel vostro paese, che tra l'altro ha un percorso interessante? Qui parliamo di questo, cioè del ruolo delle donne, ma l'Islanda è un paese campione dal punto di vista della sostenibilità sulle risorse energetiche in particolare. Però partiamo da qui. Il lavoro e il suo emergere come donna in questo paese è stato difficile, è stato facile, qualcuno l'ha ostacolata? Cosa dicevano i suoi compagni di classe quando lei diceva voglio fare l'ambasciatrice? Grazie. Thank you all very much. Grazie, grazie a tutti. Io non sono un'esperta di genere, sono semplicemente una persona che vuole lavorare in modo diverso e ho sempre voluto farlo fin da piccola. Quando ho conosciuto la dottoressa Letizia Moratti ci siamo subito capite. Il motivo per cui sono qui è che le ho detto che dopo il crollo dell'economia islandese nel 2008 noi ci siamo trovati di fronte ad affrontare la disoccupazione, una disoccupazione che non avevamo mai conosciuto, 10% della popolazione senza lavoro, il mio bambino aveva solo 15 mesi e piangevo tanto, piangeva anche lui e mi sono detta sì, è meglio è importante per lui avere una mamma vecchia, ma non una mamma che pianga sempre, questo è davvero intollerabile. Per 5 anni ho gestito un'organizzazione, chiamiamola così, in cui abbiamo aiutato tantissime persone a trovare un nuovo lavoro. Non sono esperta a questo riguardo, ma sono una diplomatica professionista e sono convinta che se si è veramente determinanti, se ha le competenze giuste e le si sa trasferire da un settore all'altro, si riesce a fare la magia. Certo, so qual è la differenza delle diverse modalità. Innanzitutto è bello ascoltare le storie degli altri. Ho ascoltato con piacere tutto quello che avete detto voi. E la parola islandese, saga, è diventata internazionale. La parola saga è nata in Islanda e a noi piace raccontare le storie in Islanda, come in Africa. Quando sono nata, mia nonna aveva 70 anni e dopo qualche anno gli ho detto: sai una cosa, nonna, io voglio avere il nome nell'elenco telefonico. A quel tempo i nomi delle donne non c'erano nell'elenco telefonico e mia nonna dice: ma che buona idea, che altro vuoi fare? E io ho detto: quando sarò grande vorrei fare una mia festa di compleanno, non solo la festa di compleanno di mio marito e di sua moglie, voglio festeggiare i 40, 50, 60 anni a nome mio, una mia festa di compleanno. Pensateci un po', questo sì che è empowerment. Pensate quale poteva essere la mia esperienza da piccola. Chiedevo a mia nonna: perché alcune donne stanno a casa e non lavorano, fanno le donne di casa, ci sono le ragazze alla pari, le signore ricche che non fanno niente, sono tutte uguali. E mia nonna
diceva, ecco, farai grande cose, figliola. Ecco, quindi volevo dire proprio che per una donna entrare nel servizio diplomatico è il massimo della difficoltà e non ho avuto la vita facile, realmente. Sono stata invitata a diversi dibattiti, diverse situazioni, ma molti non piaceva che fossi presente. Che suggerimento può dare ad altre donne che vogliono seguire la sua stessa carriera? Qual è il mio suggerimento per le giovani che vogliono diventare diplomatiche? Beh, non sono la persona migliore per dare un consiglio di questo tipo, perché ovviamente come diplomatica ho sempre lavorato per il governo e quindi non ho nessuna esperienza imprenditoriale, non posso parlare da questo punto di vista, ma io consiglierei alle ragazze di fare le imprenditrici. Questa è la mia idea, perché anche in Islanda abbiamo un'alta percentuale di donne che lavorano e hanno delle imprese, ma dobbiamo diventare ancora più forti. Quando mi è stato chiesto di fare un discorso e parlare proprio di questo l'8 marzo, il giorno della donna, e io ho parlato tanto di progresso anche da questo punto di vista, in quell'occasione ho detto è importante far parte del mondo economico, diventare imprenditrici. Certo, tutti vogliono lavorare per il settore pubblico, eccetera, e le donne non influiscono sui cambiamenti sociali. Invece dobbiamo trasmettere dei messaggi forti, far parte di questo dibattito in maniera forte. Letizia Moratti lo ha detto, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo ripensare le cose in modo nuovo, e questo non si fa con un posto di dipendente pubblico. Bisogna farsi forza, entrare a pieno diritto nel mondo imprenditoriale. Certo, ricorderete il crollo economico che c'è stato nel sistema bancario islandese a quel tempo. Adesso abbiamo tre banche. Due di queste tre banche sono guidate da donne. Io penso che questo sia un esempio di empowerment della donna, risultato del crollo economico che c'è stato all'inizio degli anni 2000. E per me questo è stato importante, anche visitare Stoccolma e Helsinki all'inizio degli anni 2000. Anche questi paesi erano stati colpiti dalla crisi e io avevo vissuto un'esperienza a livello di ambasciatrice in Finlandia, in Svezia. E grazie a questa esperienza sono stato in grado di trasferire quello che avevo imparato anche nel mio paese. Ho attuato rapidamente un mio programma un mese dopo il crollo delle banche, e anche perché da giovane avevo assistito ad un altro crollo economico. Nel 67 ci siamo svegliati una mattina e sapete le aringhe, i pesciolini, noi li chiamiamo i pesciolini argentei del mare. Da un giorno all'altro le aringhe erano sparite dai nostri mari e quindi noi vivevamo di pesca. È terribile questa esperienza, la scomparsa delle aringhe, per cui due volte nella vita mi è capitato di vivere un crollo di questo tipo. Prima volta negli anni 60, il crollo dovuto all'eccesso di pesca, quindi scomparsa delle aringhe, e poi successivamente per il crollo del sistema bancario. Grazie per la vostra partecipazione. Maria Cristina Bertellini, Patrizia Grieco, Sigrid Snever e Mina Tajker.